lezione precedente ricorderete abbiamo affrontato il problema del ritiro del materiale durante la fase di solidificazione e abbiamo introdotto il concetto di materozza abbiamo visto la sua utilità al fine di evitare che nel getto si possano formare delle concavità di ritiro con il suo danneggiamento in questa lezione Riprenderemo questo argomento e introdurremo il concetto di tempo di raffreddamento che vedremo essenziale ai fini del buon utilizzo e del buon posizionamento anche della materozza e poi procederemo eh, introducendo il concetto di struttura, cioè vedremo la formazione della struttura durante la fase di solidificazione. Allora partiamo dal eh, verificare eh, quali sono eh, gli elementi che vanno a condizionare il tempo di raffreddamento di un getto. Partiamo con ricordare un'esperienza classica, un'esperienza dovuta ad uno studioso russo, Civorinov, il quale per primo ha affrontato il problema di analizzare quali fattori influenzano il tempo di raffreddamento di un getto. Vediamo su un'immagine a, a quali conclusioni giunse Civorinov. <coughs> Eh, Le esperienze che lui condusse eh, furono eh, delle esperienze di eh, colata di una piastra in una forma in terra e eh, durante la fase di raffreddamento eh, mise in correlazione lo spessore di materiale solidificato con il tempo corrispondente. Eh, poté eh, verificare sperimentalmente che tra spessore X solidificato e tempo di raffreddamento sussiste una relazione di questo genere, cioè lo spessore solidificato attraverso una costante è proporzionale alla radice quadrata del tempo di raffreddamento. Questa costante K, oltre al dipendere alla, del, dal materiale con cui è stata fatta la forma in cui viene la colata, nel nostro caso abbiamo detto che la colata viene in terra, dipende dal tipo di lega che eh, stiamo eh, fondendo, quindi un tipo di lega che sta solidificando. Come vedete, il valore di K eh, più elevato eh, corrisponde ad una lega di alluminio. In questa colonnina è stato calcolato il tempo in secondi necessario per solidificare un centimetro di spessore. Vedete che, per esempio, una lega di rame in un secondo, cioè corrono 204 secondi per solidificarne un centimetro, mentre una lega di alluminio questo tempo è soltanto di 75 secondi. Bene, questo concetto di tempo di raffreddamento permette adesso di introdurre un altro concetto che è quello di modulo di raffreddamento. Il modulo di raffreddamento viene indicato eh, con la lettera M ed è definito come il rapporto tra il volume del getto e la superficie di scambio cioè eh, la superficie di contatto tra il getto e la forma. Se consideriamo il caso della piastra e immaginiamo di isolare nella piastra un cubo elementare che ha come dimensioni eh, del lato la dimensione dello spessore della piastra, quindi isoliamo un cubetto di lato S. Questo cubetto di lato S avrà evidentemente un volume pari a S al cubo. La superficie di scambio in questo caso è rappresentata soltanto dalle due facce del cubo. La faccia superiore e la faccia inferiore. Tutte le facce laterali, poiché sono a contatto con altro materiale caldo, evidentemente non costituiscono superficie di scambio. Quindi, in questo caso le due aree eh, delle due facce superiori e inferiori ovviamente hanno, eh, valgono due volte S quadro. Quindi, il modulo di raffreddamento di questo cubo vale esattamente S mezzi. Ora. Il modulo di raffreddamento eh, di questo cubetto può essere esteso al modulo di raffreddamento di tutta la piastra, avendo trascurato semplicemente la quantità di calore che la, che la piastra scambia attraverso la super, il contorno laterale. contorno laterale, che è ovviamente molto piccolo rispetto alle due facce della piastra. Allora, se noi riprendiamo la, la formula di Civorinov, Ricordiamola, la riscriviamo un attimo e vediamo. Possiamo legare il, 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 la formula di Civorino al, al modulo di raffreddamento. Allora, nel caso della piastra, la formula di Civorino ricordiamo si poteva scrivere x uguale k volte la radice di T. Ma quando è che tutta la piastra risulta solidificata? Evidentemente, tutta la piastra risulta solidificata quando x è uguale ad S mezzi. Ora. Ma il modulo di raffreddamento della piastra abbiamo visto che è uguale appunto ad S mezzi. Quindi il tempo di solidificazione totale T necessario appunto alla solidificazione dell'intera piastra sarà uguale ad M quadrato diviso K quadrato. Ecco, questa formula mette in correlazione il tempo di solidificazione con il modulo di raffreddamento questa formula, che è stata che è rigorosa per il caso della piastra, si è visto essere applicabile perfettamente a tutte le altre, formule, scusate, tutte le altre forme. Quindi possiamo dire che eh, per tutti gli oggetti il tempo di raffreddamento risulta proporzionale al modulo di raffreddamento. Andiamo quindi ad eh, esaminare tre casi semplici questo perché ci permetterà di fare adesso poi un legame con le forme da attribuire alla materozza se noi consideriamo un cubo una sfera e un cilindro scelti in una maniera che vedremo potremo vedere che queste tre figure hanno lo stesso modulo di raffreddamento se noi prendiamo allora un cubo di lato S E poi un cilindro che abbia altezza e diametro uguali tra di loro e ancora uguali ad S che vuol dire che questo cilindro è iscritto all'interno del cubo, e infine una sfera che abbia diametro S, anche lei, quindi anch'essa iscritta all'interno del cubo, si può dimostrare facilmente, e lo potrete fare come esercizio, che il modulo di raffreddamento vale S6. Ora, vediamo qual è il significato del fatto che queste tre figure hanno uguale modulo di raffreddamento. È chiaro innanzitutto che le tre figure non hanno lo stesso volume, in particolare la sfera delle tre figure è quella che ha volume minore, perché è la più piccola eh, perché, contenuta nelle precedenti due. Ora, questo che cosa significa? Significa che eh, tre materozze, aventi forma diversa, cioè cubo, cilindro o sfera, hanno lo stesso modo di raffreddamento. Ora, poiché l'obiettivo che noi ci poniamo è quello di avere il minor volume possibile di materiale nella materozza, è chiaro dedurre che la materozza ideale dovrebbe avere forma sferica. Ora, poiché per entrambe le figure è chiaro che la dimensione S è eh, eh, proporzionale alla radice cubica del volume, Possiamo mettere in correlazione diretta il modulo di raffreddamento con il volume del solido. Eh, una immagine ci dimostrerà immediatamente qual è il coefficiente di correlazione tra eh, modulo di raffreddamento e volume di uno di questi tre solidi. Ecco qui nell'immagine potete vedere la, eh, la, eh, il, la, eh, la sfera, il cilindro e il cubo. Qui abbiamo il modulo di raffreddamento legato alla radice cubica del volume, che abbiamo detto essere proporzionale ovviamente al lato, da un coefficiente. Vedete che mentre per la sfera questo coefficiente vale 0,2, quindi il modulo di raffreddamento è il 20% della radice cubica del volume, nel caso del cubo eh, il modulo di raffreddamento è solo il 17% della radice cubica del volume. Quindi eh, è chiaro il concetto che ho detto prima teoricamente converrebbe fare la materozza sferica. Ovviamente ci sono dei problemi eh, di natura pratica eh, nel costruire una materozza sferica, quindi vedremo che soltanto eh, approssimeremo questa forma ideale della materozza. Ora, il concetto, però, di modulo di raffreddamento eh, ci consente anche di eh, introdurre, o meglio, di farvi capire, dove deve essere sistemata la materozza, cioè non possiamo sistemare la materozza in un punto qualsiasi del pezzo. Dovremmo scegliere opportunamente la posizione in cui mettere la materozza perché possa svolgere la sua funzione. Introduciamo quindi il concetto di raffreddamento direzionale. Ecco, vedete, in questa figurina abbiamo rappresentato eh, tre eh, zone del pezzo aventi modulo di raffreddamento progressivamente crescente. Che cosa vuol dire che eh, il, la, il modulo di raffreddamento è progressivamente crescente? Vuole anche dire che via, eh, quanto più elevato è il modulo di raffreddamento, tanto maggiore è il tempo necessario per ottenere la solidificazione. Quindi nel caso di questi tre elementi prima solidificherà il corpo diciamo, di modulo di raffreddamento M1, poi solidificherà il corpo di modulo di raffreddamento M2 e infine il corpo avente modulo di raffreddamento M3. Allora durante la fase di raffreddamento di M1 M2 ha funzione di materossa, cioè fa da serbatoio del liquido che va ad alimentare l'elemento M1. Quando M2 sta solidificando, ovviamente svolgerà la funzione di serbatoio l'elemento M3 che è ancora liquido. Ed ecco, vedete che il cono di ritiro si localizza proprio nella zona M3. Ora, allora, che cosa vuol dire? Che se noi vogliamo salvare la zona M3, cioè vogliamo evitare che nella zona M3 si formi il cono di ritiro, la materozza dovrà essere sistemata subito a, a valle del modulo, eh, del, del, della parte con modulo di raffreddamento M3. Ecco infatti nel disegno a fianco che ritroviamo la materozza sistemata al di sopra dell'elemento avente modulo di raffreddamento M3. Però attenzione, la materozza deve avere un modulo di raffreddamento superiore ad M3, altrimenti rischierebbe di raffreddare prima la materozza di quanto non eh, il pezzo sottostante, eh, che invece deve essere alimentato dalla materozza, per evitare che in esso si formi un cono di ritiro. Ecco allora vedete che i quattro moduli di raffreddamento M1, M2, M3 ed MM devono essere disposti in questo modo, cioè il modulo MM deve essere, quello della materozza deve essere il maggiore di tutti. Grosso modo il coefficiente che si sceglie per eh, dimensionare la, il modulo di raffreddamento della materozza è del 20% superiore al modulo di raffreddamento del particolare a cui la materozza è collegata. Si pone però un altro problema. È sufficiente la materozza o una materozza per alimentare tutto un particolare? Per garantire che tutto il pezzo sia sano? E la risposta è, come vedremo, no, perché la materozza non può alimentare o, o può non essere in grado di alimentare l'intero pezzo che dobbiamo salvare. Quindi vedremo che in alcuni casi di materozza ce ne possono essere più di una. E il motivo lo vediamo ancora usando un'immagine. Ecco, vediamo un, un pezzo semplificato, una piastra nella quale, eh, in un punto della quale abbiamo applicato la materozza appunto per evitare che il cono di ritiro si formi nella piastra. Ecco, vediamo che esistono, possiamo individuare tre zone in questo pezzo. Questa zona eh, che evidenziata in azzurro chiaro che è la cosiddetta zona della materozza, cioè la zona in cui la materozza esercita chiaramente eh, il suo effetto, possiamo dire che fa parte della materozza. Poi questa abbiamo questa seconda zona eh, disegnata in azzurro più scuro che è chiamata la zona di influenza, cioè vuol dire che la materozza è in grado di alimentare. Tutta questa zona, quindi eh, l'eventuale eh, ehm, richia richiamo di liquido durante la fase di solidificazione, può avvenire soltanto ad una distanza che può essere stimata da 4 a 8 volte lo spessore della piastra. Questo è lo spessore S della piastra. Quindi soltanto entro questi limiti la materozza ha effetto. Se questa zona di, eh, la zona che dobbiamo alimentare fosse maggiore di questa quantità, la materozza non sarebbe in grado di alimentarla. Infine vediamo eh, una zona eh, terminale nella quale si risente molto l'effetto di questa parete, quindi l'effetto di raffreddamento dovuto al contatto con la parete della forma che ha uno spessore approssimativamente uguale a due volte e mezzo lo spessore della piastra, nella quale l'effetto della parete è in grado di guidare la solidificazione. E possiamo vedere eh, semplicemente con uno, con uno schizzo molto semplice il, la spiegazione eh, di questo eh, fenomeno. Se noi consideriamo la nostra piastra che si va raffreddando, Inizialmente tutta la piastra eh, eh, ovviamente è riempita di metallo fuso. Eh, la zona immediatamente a contatto con eh, la parete dello stampo sono le zone che abbiamo visto cominciano a solidificare eh, per prime. Allora, sulla parte qui a contatto della parete inizierà la fase di solidificazione. E analogamente inizierà a solidificare il materiale che si trova a contatto con queste pareti. Mentre Tutta questa parte rimarrà, diciamo, ancora allo stato liquido e solidificherà progressivamente. Quindi la solidificazione avviene secondo questa direzione, secondo quest'altra direzione e ovviamente secondo questa direzione. Ora, se eh, queste zone eh, si, eh, si chiudono eh, troppo presto e in, in, inglobando del materiale ancora allo stato fuso, è chiaro che questo materiale che si trova ancora inglobato qui dentro allo stato fuso non può essere eh, alimentato dalla materozza che si trova da questa parte e che quindi esercita la sua azione in questa direzione e di conseguenza dove eh, si è avvenuto eh, l'insaccamento del materiale liquido lì si verrà a formare un cono di ritiro. Ecco il motivo per cui la materozza non può essere ad una distanza troppo grande eh, dalle zone che deve alimentare. Questo vuol dire che bisogna studiare opportunamente la posizione della materozza e in alcuni casi si deve ricorrere all'impiego di più materozze quando le dimensioni del getto lo richiedono. Vediamo adesso ancora le forme eh, tipiche delle materozze. La forma più semplice che può assumere la materozza è la forma cilindrica e quindi vediamo due materozze a forma cilindrica, questa con un dimensionamento in cui l'altezza è uguale al diametro e questa con un dimensionamento standard in cui l'altezza è uguale a una volta e mezza il diametro. Qui abbiamo una materozza emisferica, quindi una materozza che cerca di sfruttare il concetto che abbiamo enunciato prima, e cioè che eh, una sfera è la forma migliore da dare alla materozza perché è quella che permette di sfruttare meglio il volume. Abbiamo delle materozze cosiddette ovali, che sono un po' una via di mezzo tra una materozza rettangolare e una materozza cilindrica. E infine questa materozza, che è la materozza cieca, che è un insieme un tratto, eh, formato da un tratto cilindrico e da un tratto sferico, quindi a, diciamo, si avvicina molto bene al concetto, ancora una volta, di dare una forma sferica alla materozza per un buon sfruttamento del materiale, nel contempo è cieca, cioè è completamente affogata all'interno della forma, questo riduce il tempo di raffreddamento perché si riduce eh, la la, la, il coefficiente di scambio con l'esterno, quindi una materozza cieca è quella che consente di sfruttare al meglio il volume di materiale in essa contenuta. Con questo possiamo considerare chiuso l'argomento relativo alla materozza. Nulla abbiamo detto di come si fa a correggere eh, il ritiro che il particolare subirà durante il raffreddamento in fase solida. Qui non ci sono purtroppo eh, mezzi per evitarlo. Eh, L'unica possibilità che abbiamo e che viene normalmente impiegata è quella di correggere le dimensioni del particolare, o meglio, si correggono le dimensioni del modello che come vedremo servono eh, a produrre la forma. In questo modo, con questo coefficiente di correzione che si chiama appunto il ritiro, si tiene conto eh, della diminuzione di volume durante la fase di raffreddamento del particolare in fase solida. Possiamo passare adesso a considerare il fenomeno fondamentale che si verifica durante la fase di solidificazione, che è la formazione della struttura del materiale. Allora, al termine della fase di solidificazione il materiale ha acquistato una struttura che dipende, oltre che dalla natura del metallo, dalle modalità di raffreddamento e questa struttura è fondamentale per eh, determinare le caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale stesso. Per eh, introdurre il concetto di struttura bisogna prima eh, introdurre il concetto di solido policristallino. I metalli sono eh, dei solidi policristallini. Che cosa vuol dire che un metallo è un solido policristallino? Ancora un'immagine per spiegare i fenomeni che si verificano durante la fase di solidificazione. Nella eh, massa liquida, all'inizio della fase di solidificazione, in più punti, si verificano le condizioni eh, necessarie perché il metallo inizia a solidificare. Quindi, in più punti della massa inizia la solidificazione. Il metallo solidificando solidifica con una struttura cristallina, ma eh, come sappiamo. E le direzioni eh, di accrescimento di un cristallo sono ben determinate, ma i vari cristalli nella massa liquida sono orientati in maniera diversa tra di loro, cioè i piani di accrescimento sono diversamente orientati tra di loro. Infatti, come potete notare qua in questo piccolo schema, i vari cristalli sono diversamente orientati. Ciascuno di questi cristalli costituisce quello che si chiama un germe di accrescimento, cioè Ognuno di questi comincia ad accrescersi gradualmente ed ecco vedete che progressivamente da questi elementi molto piccoli eh, si passa ad elementi a dimensione più grande, quindi questi eh, ammassi cristallini diversamente orientati tra di loro crescono progressivamente, questo, eh, in questo modo il liquido piano piano si sta, eh, sta passando dall dalla fase liquida alla fase solida. L'accrescimento dei singoli ammassi cristallini cessa quando ovviamente l'uno va ad urtare l'altro, cioè allorché eh, un gruppo di cristalli va ad incontrare un altro gruppo di cristalli già solidificato, evidentemente cessa eh, la possibilità di accrescimento. Quindi si formano dei cristalli con in mezzo delle zone intercristalline che solidificheranno in un tempo successivo. La struttura definitiva del nostro materiale si presenterà in questo modo, quindi una serie di ammassi cristallini eh, separati da una zona intergranulare eh, eh, con una struttura non meglio, non ben definita, eh, struttura intergranulare che ha anche un'importanza non indifferente ai fini poi della resistenza del materiale. Bene, questo è il concetto quindi di solido policristallino cioè un solido formato da una serie di ammassi cristallini variamente orientato. Ed è proprio questa struttura policristallina che conferisce eh, quelle proprietà di isotropia che sono caratteristiche di un materiale metallico. Ora, la formazione della struttura avviene proprio durante la fase di raffreddamento. Le condizioni di raffreddamento, quindi le modalità di raffreddamento, possono influenzare grandemente la formazione della struttura, struttura che a sua volta è determinante ai fini delle caratteristiche meccaniche dell'oggetto prodotto. Quindi le caratteristiche meccaniche del prodotto finale dipendono in larga misura dalla sua struttura cristallina, struttura cristallina che dipende dalle condizioni di raffreddamento. Ancora un'immagine per capire che strutture si possono formare in una fusione. E per eh, introdurre eh, dobbiamo introdurre un concetto nuovo, e cioè il sottoraffreddamento. La struttura che si formerà nel materiale dipende sostanzialmente dal numero di germi di cristallizzazione che si formano, dalla loro velocità di accrescimento e vedremo anche dalla direzione in cui questo accrescimento avverrà. Ora, il sia il numero dei germi di cristallizzazione sia eh, la, la loro velocità di accrescimento dipendono da quella che si chiama la temperatura di sottoraffreddamento, perché si possono formare i primi germi di accrescimento o germi di cristallizzazione, occorre portare la temperatura della lega fusa leggermente al di sotto della temperatura di solidificazione o se volete della temperatura di fusione. Ora da questi diagrammi si vede che il numero di germi di cristallizzazione che si formano nell'unità di tempo sono direttamente proporzionali all'entità della temperatura di sottoraffreddamento, cioè di questa quantità di cui abbassiamo la temperatura del liquido rispetto alla temperatura di fusione. E nel, anche la velocità di accrescimento dei germi di cristallizzazione dipende dallo stesso parametro, quindi quanto più sottoraffreddiamo la lega, tanto maggiore sarà il numero di germi di cristallizzazione, tanto maggiore sarà la loro velocità di accrescimento. Ora, eh, queste due grandezze, quindi il numero di germi di cristallizzazione e velocità di accrescimento, non sono sufficienti a definire eh, le caratteristiche della lega. Bisogna anche vedere in che modo i germi di cristallizzazione si accrescono. Allora vediamo adesso, sempre servendoci di un'immagine, eh, quali possono essere le due strutture tipiche, estreme, che si possono formare in una lega. Poi vedremo che in effetti si formeranno anche delle strutture intermedie. Ritorniamo ancora a guardare ancora, ancora un'immagine per eh, darci, vedere, avere un'idea di quali sono le due strutture tipiche e le possibili strutture intermedie. Eh, la prima struttura eh, che si può formare è, è questa struttura in cui i, i germi di cristallizzazione si formano in maniera omogenea in tutta la massa del metallo fuso. E I germi di cristallizzazione, cioè i cristalli, si accrescono in tutte le direzioni e quindi si ha una, una crescita che si chiama equiassica e quindi si ottiene una struttura perfettamente omogenea che conferirà al materiale delle caratteristiche di isotropia eh, particolarmente marcate. La struttura che possiamo dire opposta a questa è una struttura di questo genere in cui i cristalli hanno una direzione preferenziale di accrescimento. Come vedete, in questo caso i cristalli si accrescono in maniera preferenziale a partire dalla superficie del getto verso la periferia. In altri termini, la, velocità, la direzione di accrescimento è la stessa direzione del flusso di calore. Il flusso di calore, ovviamente, è, 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 si muove dall'interno del getto, dove ovviamente il materiale è più caldo, verso l'esterno, cioè verso le pareti fredde, le pareti della forma. Quindi l'accrescimento dei cristalli ha la stessa direzione del flusso di calore, ma verso, ovviamente, opposto. Quindi vedete che in questo caso i cristalli si sono accresciti cresciuti eh, diciamo, da sinistra verso il centro, da destra verso il centro e ancora dal basso verso l'alto. È chiaro che una struttura di questo genere non potrà avere eh, delle proprietà isotrope perché eh, i, i cristalli sono fortemente orientati, quindi in questo caso si otterrà una struttura fortemente anisotropa. Tra queste due situazioni estreme esiste una situazione intermedia in cui abbiamo una prima zona con crescita dei cristalli di tipo colonnare e una zona centrale invece con una struttura come quella vista all'inizio che possiamo chiamare di tipo globulare. Quindi una situazione di questo genere si configura come una struttura di tipo misto. Ora, queste eh, due situazioni possono adesso eh, dar luogo ad un'ulteriore classificazione, cioè possiamo parlare di una solidificazione di tipo esogeno e una classificazione di tipo endogeno. Questo dipende essenzialmente da, eh, dal punto in cui cominciano a formarsi i germi di cristallizzazione. Se i germi di cristallizzazione si formano sulla periferia. Del getto, cioè lungo le pareti del, del getto, parleremo di un tipo di solidificazione di tipo esogeno, se invece i germi di cristallizzazione si formano nella parte centrale del getto o addirittura uniformemente nella massa del getto, parleremo invece di un tipo di solidificazione endogene. Vedremo che a queste due eh, definizioni corrisponderanno le due eh, configurazioni tipiche che abbiamo descritto un istante fa. Allora, vediamo eh, qual è eh, la differenza tra una formazione di tipo esogeno e una formazione di tipo endogeno. Ritorniamo ancora una volta sullo schermo. Ecco, per, eh, la, la solidificazione di tipo esogeno ha inizio sulle pareti del getto, dopodiché si ha una crescita dei cristalli. Nella direzione, eh, diciamo, nella direzione del flusso di calore e quindi si ha una crescita dei cristalli di tipo colonnare. E, qui, ah, possiamo avere due situazioni diverse, quella di sinistra e quella di destra. Eh, la prima si chiama fronte liscio e la seconda è fronte scabro. Queste due situazioni corrispondono eh, normalmente la prima, cioè la fronte liscio, ad un, alla solidificazione di un metallo puro. Quella a fronte scabro è invece caratteristica di una lega, perché come vedremo i cristalli che si formano in una lega hanno una forma un po' particolare, sono delle dendridi, e di questo parleremo tra un momento. Per quanto riguarda invece la solidificazione di tipo endogeno, vedete che i germi di cristallizzazione si formano in maniera omogenea in tutta la massa. Ora, se la distribuzione dei germi di cristallizzazione è regolare, come si vede in questa, in questa figura, cioè abbiamo una configurazione che potremmo eh, paragonare ad una granita, eh, ecco che possiamo parlare di una solidificazione endogena a centri dispersi. La crescita di questi cristalli avviene in maniera regolare in tutta la massa, quindi poi alla fine della fase di solidificazione avremo una struttura di questo tipo particolarmente regolare. Eh, la struttura che invece si presenta sulla destra eh, si differenzia da questa precedente soltanto perché i germi di cristallizzazione sono più fitti eh, nella vicinanza delle pareti del getto, quindi nelle zone più fredde e anche in queste zone si ha una crescita più veloce. Ricordiamo eh, che in queste zone avremo un sottoraffreddamento più spinto che non nella zona centrale, quindi è chiaro che qui la velocità di crescita dei cristalli è maggiore. Allora, se succede questo, cosa avverrà? Avverrà che il metallo comincerà a solidificare prima nelle pareti lungo le pareti del getto e quindi si formerà una struttura che prende il nome di una struttura a guscio. Proprio perché si forma un guscio solidificato sulla parte esterna del getto, mentre la parte interna impiegherà un tempo maggiore per solidificarsi. Quindi, la solidificazione di tipo endogeno può essere a centri dispersi o a guscio. Le differenze tra queste due sono funzioni prevalentemente dalla tipologia eh, di fusione che viene impiegata, mentre la differenziazione tra una solidificazione di tipo endogeno e una solidificazione di tipo esogeno è fondamentalmente legata al tipo di lega e legata anche alle modalità di raffreddamento. Ma è strettamente correlata con il tipo di materiale che andiamo a fondere. Vediamo adesso la dipendenza della struttura dal materiale. Prima di far questo, però, introduciamo il concetto di dendrite. Il concetto di dendrite è legato alla soddificazione di una lega. Quando, eh, si, mentre solidifichiamo un metallo puro, abbiamo detto che esiste una temperatura ben precisa a cui il metallo inizia a solidificare e questa temperatura si mantiene costante durante tutta la fase di solidificazione, quindi durante tutta la fase in cui sono contemporaneamente presenti liquido e solido, la temperatura si mantiene costante, nel caso delle leghe ciò non succede, cioè durante la fase di solidificazione si ha una variazione di temperatura, cioè la temperatura si abbassa. Eh, lo vediamo adesso ancora in un diagramma. Eh, e qui vediamo eh, un, il caso di una lega bifasica, cioè sono due i componenti della lega, il componente A e il componente B. Questi due componenti eh, hanno temperature di solidificazione diverse, il componente B ha una temperatura di solidificazione più bassa che non il componente A. Supponiamo di trovarci in questo punto, cioè abbiamo una lega eh, che è composta da una certa percentuale indicata dalla lunghezza di questo segmento di componente B e la, la, la restante parte di componente A, quindi la, la somma diciamo, di questi due eh, segmenti ovviamente farà 100, cioè farà la totalità del, del, del materiale. Ecco, il, eh, il liquido comincia a raffreddarsi, quando si arriverà alla temperatura T1 inizia la fase di solidificazione. E vedete che la fase di solidificazione termine ha termine a una temperatura T2 ma, eh, più bassa, quindi abbiamo quello che si chiama un intervallo di solidificazione. All'interno di questo intervallo di solidificazione sono contemporaneamente presenti eh, sia il liquido che solido. Però la composizione eh, del, um, di, questo, um, diciamo, di questa fase liquido più solido è una composizione che è variabile nel tempo. È chiaro che alla temperatura eh, T1 sarà maggiore la quantità di, eh, di componente A solidificato di quanto non sia ovviamente la quantità di componente B. Quindi possiamo dire che il componente A eh, solidifica in presenza del componente B. Ora, questo dà. Eh, origina una struttura molto particolare, cioè la velocità eh, di crescita eh, dei cristalli eh, non è eh, uguale in tutte le direzioni, i cristalli hanno delle eh, velocità di crescita ben maggiori in alcune direzioni piuttosto che in altre. Nel caso di un cristallo che solidifichi nel sistema cubico, la, le direzioni di, co, di solidificazione sono individuate dalle direzioni di una terna di assi cartesiani. Quindi avremo eh, la crescita dei cristalli nelle direzioni, ad esempio, z+ z- x+ x- y+ y- se eh, lungo una di queste direzioni eh, la crescita viene impedita perché il cristallo va ad urtare un altro cristallo già solidificato, la crescita avverrà nella direzione opposta. Questo dà luogo ad una struttura molto particolare, una struttura eh, con delle braccia, in questo caso con sei braccia, una struttura ramificata. Questa struttura ramificata, che appunto prende il nome dalla sua forma, dalla parola grega dendron che vuol dire albero, questa struttura prende il nome di dendrite. Quindi la dendrite è una particolare configurazione che assume i germi di cristallizzazione. Questo nella figura è rappresentato eh, la configurazione appunto di un cristallo che solidifica nel sistema cubico. Vediamo adesso eh, un caso specifico, cioè una lega eh, che solidifica dando origine alla formazione di dendridi. Eh, è il caso di una ghisa. La ghisa ricordiamo che è una lega ferrocarbonio e eh, la ghisa solidificando dà origine in maniera abbastanza marcata come vedremo alla formazione delle dendriti. Ecco qui vediamo in questa immagine eh, la mh, successione temporale eh, della struttura eh, della ghisa di questa ghisa. E durante la sua solidificazione. Questi numeri che sono indicati nei riquadri rappresentano il tempo in cui andiamo ad esaminare eh, la struttura del materiale. Ecco, vedete che già subito dopo 8 minuti si nota la formazione delle dendridi e quindi si nota la formazione, eh, cioè una solidificazione di tipo colonnare in cui però i singoli cristalli si accrescono dando luogo alle dendridi. Le dendridi hanno una, sono molto marcate già dopo 11 minuti e ancor più lo sono dopo 40 minuti. Quindi dopo 40 minuti, vedete, le dendridi sono particolarmente accentuate. E si vede molto bene questa crescita di tipo colonnare, quindi una crescita di tipo esogeno. Ora, le dendridi però hanno una consistenza meccanica relativamente modesta. Nella massa liquida, per effetto delle diverse temperature... E per effetto eh, della gravità si formano dei moti convettivi, i quali sollecitano meccanicamente la struttura della dendride e ne provocano la rottura. Ecco, vedete che già dopo 60 minuti. Questa struttura che era, che era compatta in questa, a, al quarantesimo minuto comincia a sbriciolarsi. Il fenomeno procede e vedete che dopo 102 minuti eh, le, le, le dendridi sono sminuzzate e quella che era una struttura di tipo colonnare eh, è diventata invece una struttura di tipo globulare in cui però eh, i singoli grani continueranno a crescersi con una configurazione tipica delle dendridi. Quindi alla fine, Avremo una struttura abbastanza finemente dispersa, ma in cui i singoli, gradi, i singoli grani hanno l'aspetto delle dendridi. Ecco questo è una, un esempio eh, di eh, solidificazione di una lega che dà origine a delle dendridi. E, quello che però succede nella lega, abbiamo detto, dipende dalla sua composizione, ma dipende anche da come, eh, dal processo tecnologico che impieghiamo, perché il processo tecnologico può influenzare la velocità di raffreddamento. Adesso vediamo un esempio ancora in cui si, si noterà la differenza introdotta dalla, sia dalle differenze di lega e sia dalle differenze di velocità di raffreddamento. E, E qui abbiamo eh, in, questo, in questa mm, immagine abbiamo rappresentato due modalità di, eh, di, di raffreddamento. La prima eh, di una fusione in una forma di sabbia e la seconda in una fusione in una forma di acciaio. La differenza tra queste due tipologie la spiegheremo meglio più avanti nel corso delle lezioni. Diciamo subito che una fusione in sabbia avrà un tempo di raffreddamento molto più lento che non, eh, nel caso della fusione in una forma di acciaio. Questo perché abbiamo un diverso coefficiente di trasmissione termica nei due materiali. E abbiamo tre materiali, sono degli acciai con diversa percentuale di carbonio, quindi la, la prima colonna è un acciaio con bassissimo tenore di carbonio, quindi inferiore all'1%, la seconda colonna è un acciaio con tenore di carbonio inferiore al 3% e l'ultima colonna un acciaio con tenore di carbonio inferiore al 6%. Ecco, si vede che se il tenore di carbonio è inferiore all'1%, sia con velocità di raffreddamento lenta, sia con una maggior velocità di raffreddamento, eh, si tende a formare una, una struttura a fronte liscio. Quindi eh, in entrambi questi casi la, non si formano delle dendriti. Eh, appena però aumentiamo la percentuale di carbonio vediamo che in una struttura, in una, con una velocità di raffreddamento relativamente modesta eh, si ha eh, una formazione marcata di dendridi. Se invece abbiamo una velocità di raffreddamento molto più elevata le dendridi non si formano e eh, si comincia però a formare una solidificazione colonnare a fronte scabro. Eh, se aumentiamo ulteriormente la percentuale di carbonio, aumenta eh, la mh, configurazione dendritica con una velocità di raffreddamento bassa e comincia a, mh, ad aversi una maggiore accentuazione eh, della formazione eh, colonnare a fronte scabro con una velocità di raffreddamento molto più elevata. E per concludere eh, questo aspetto ci possiamo chiedere ma eh, la ehm, struttura della, della, del getto dipende soltanto dal mo, dalle modalità di accrescimento dei grani? La risposta è no, eh, l'accrescimento delle leghe dipende anche da altri fattori e questi fattori li analizzeremo nella prossima lezione.